Saluto tutti i cari amici che si stanno collegando, anzi oggi siamo poi partiti un attimino in ritardo, ma comunque ci siamo. Saluto gli amici che si stanno collegando, saluto te Luca, in particolare ti ringrazio perché malgrado tu non stia molto bene in questo momento, hai comunque voluto essere presente in questa diretta. Grazie, Miki, vai, vai giù, dai, fai bravo, bravo. Perché ho preso il cane da poco e quindi ce l'ho qua. Bene, noi amiamo gli animali, quindi va benissimo anche il cane che si chiama, tra l'altro? Miki. Miki. È un maschietto, Miki. Salutiamo un fratello che abbiamo salvato da persone che non amano gli animali e che li hanno fatto, insomma, già dalla nascita l'hanno portato via dalla mamma troppo presto. E quindi è un cane un po' mordace e lo stiamo educando a non mordere. Speriamo che non ti morda mentre sei in diretta. No, a me allora, no, però, no, a me no, però purtroppo avendo subito un trauma da piccolo ha questo istinto che quando non conosce qualcuno, siccome lo vedono bello cuccioloso, ma in realtà non è così perché è al suo carattere ed è già grande perché ha un anno e mezzo. Certo. È un maltese bolognese, però vabbè, c'ha i suoi problemi che risolveremo. Insomma, pure il cane con problemi di identità, hai visto? Per rimanere in tema. Forse ti arrivano tutti questi casi, chiamiamoli così, perché tu sei bravo, ma poi ne parleremo meglio dopo, a risolvere un po', proprio perché hai avuto l'esperienza diretta, sai come affrontare questi temi, sai come, insomma... approcciarsi a questo argomento per risolverlo e poi capiremo anche meglio adesso che ce lo spiegherai. Intanto chiedo agli amici che ci seguono di attivare le notifiche e condividere questa diretta così anche altre persone potranno ascoltarla. Parlo, certo. Allora, caro Luca, mi vedi bene? Perché io ho solo il telefono perché come ti ho detto non sto molto bene in salute, quindi sono dai miei genitori, per fortuna che ho, perché sennò con una bambina, il cane, e insomma non riuscivo più a curarmi. Sto meglio e quindi dai, per fortuna. Eccomi. Grazie, qui. Grazie a Dio. Bene. Ascolta Luca, la mia prima domanda per iniziare questa, che in fondo è una chiacchierata tra amici, io, te, gli amici che ci seguono da casa, ha preso spunto da un'altra riflessione che hai scritto sul tuo profilo Facebook e dicevi: da gay militante a marito da 14 anni e padre, si può cambiare, non credete alla propaganda LGBTQ. Ci vuoi raccontare nel dettaglio questo tuo percorso e questa tua esperienza di vita? Sì, allora, intanto ormai sono passati, insomma, sembra ieri, ma in realtà sono passati, insomma, 10 anni e quindi veramente c'è stato... sono stato investito, chiamiamo così, dalla conversione. Prima ho avuto una conversione, la mia conversione è avvenuta a Medjugorje, e prima dai frati, no, in realtà, ma poi è successo appunto che con un viaggio a Medjugorje ho avuto la forza per appunto trovare me stesso, come ho scritto nel mio libro. E mi definivo, perché ovviamente mi avevano attaccato questa etichetta da gay e non sapevo che invece non era l'essenza della persona, ma si poteva cambiare. Quando ho incontrato questi gruppi di ex gay consigliatemi appunto da amici allora protestanti, perché a me piaceva cantare, quindi andavo nelle sale di registrazione dove c'erano i gospel, poi sai, per il fatto che loro erano cristiani ti dava un po' più di fiducia, e poi comunque costa anche, è giusto dirlo, costavano anche meno e quindi ti potevi permettere di incidere, di cantare, di assimilare la musica che loro hanno molto nel loro DNA, al contrario di noi cristiani che siamo un po' intimiditi, no, da quello che, a parte vabbè la grande Deborah Bezzani e qualcuno che insomma ci prova, ma non c'è ancora, diciamo, una rete così forte di cristiani attivi che fanno musica. E da lì è iniziato parlando, dicendo che c'era questo percorso che univa psicologia e fede.
E quindi da allora che avevo, insomma, 30 anni, mi ero reso conto che non ero felice come omosessuale. E lì ho iniziato a lavorare su me stesso e ho scoperto un mondo pazzesco, perché ho iniziato a studiare, perché così è. Poi oggi siamo anche fortunati perché viviamo nell'era di internet. E quindi sulla rete ho trovato prima il libro di Joseph Nicolosi, che è uno psicologo americano con anni e anni di esperienza, ma anche la mia esperienza, perché io, essendo stato gay, sono stato anche militante dell'allora Arcigay, che adesso è l'associazione LGBTQ, che però ovviamente è sempre Arcigay, ma si chiama in un altro modo, perché non vogliono etichette, non vogliono stemmi, non vogliono niente, però pretendono un sacco di diritti rispetto alle persone, perché le persone sono persone. Io ho avuto prima una delusione dal mondo LGBTQ, perché gli ideali che propongono non esistono, nel senso che sono nell'aria o comunque sono magari nel cuore di qualcuno, ma purtroppo è un grande business. La verità è che c'è dietro un grande business. Ne parlo così liberamente perché io andavo alle riunioni di appunto questi grandi finanzieri, che erano disposti a darmi tutto, no? Come oggi fanno, anche incentivi statali, piuttosto che, perché lavoravo nel turismo, per portare i gay in crociera, per portarli lì. Però io mi rendevo conto che non funzionava, e mi dicevano in America, mi ricordo, mi dicevano: tu devi mettere i ragazzi nudi sul cubo, devi fare delle zone appartate, devi utilizzare le saune, devi dargli la possibilità della cabina privata, insomma, tante situazioni che gira, gira, che ti rigira, erano sempre il motore, diciamo, che mu faceva muovere tutto questo mondo dietro, organizzato LGBTQ, era il sesso, ed è tuttora il sesso, perché se tu vai nei siti e vedi le varie loro agende, sono gente comunque che hanno questo valore del voler far sesso senza limiti, nel senso che non vogliono vietare. Il loro slogan è, infatti, è vietato vietare. Quindi andava in contrasto con anche la mia fede. E nel momento in cui mi sono reso conto che questa vita libera, senza amore, senza così, senza fluido, no? Cioè, libero, fluido, non so cosa voglia dire, nel senso che non vuol dire niente. A un certo punto mi sono reso conto che questa mia vita doveva cambiare e ho iniziato a, come ti ho detto, a studiare. E i miei amici, appunto cristiani, mi avevano detto che c'era questa possibilità di andare appunto a fare questo corso in Svizzera, dove erano in Svizzera italiana, ma perché, diciamo, appartenevano al mondo, sai, più francese, americano. E in Italia non c'era ancora questa cosa, e quindi quando ho fatto questo corso io mi sono reso conto che i miei problemi potevano essere risolti dell'omosessualità. Non faccio ovviamente diciamo, la testimonianza, perché in rete ne trovate tantissime, perché sennò oggi parliamo solo di quello, però sono uscito dalla condizione dell'omosessualità, cosa che dicono che non si può cambiare. E questa è la cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare, perché poi, quando io ho risolto, diciamo, la mia vita, automaticamente tanti ragazzi giovani come me, perché allora avevo 30 anni, quando mi sono sposato, quando volevo tenermi tutto per me, però poi ho detto: è un po' egoistica come cosa. E sotto consiglio del mio padre spirituale ho iniziato a intraprendere questo percorso di aiutare le persone che hanno questi problemi di identità, che non si accettano. Non ce l'abbiamo quindi con gli omosessuali, ma ce l'abbiamo con l'etichetta gay. Quindi attenzione bene a questa distinzione politica e valoriale. Gay, LGBTQ, vuol dire appartenere a un movimento politico, un movimento filosofico, un pensiero, che vuol dire che non esiste il sesso maschio e femmina. Infatti vogliono cambiare anche, no, nelle scuole, nei documenti. È inutile che ci raccontano la favoletta, sappiamo benissimo che questa cosa arriva direttamente da grandi finanzieri, da persone che sono lì, che muovono questa macchina e che vorrebbero togliere tutte queste etichette, perché è ovvio che per controllare la popolazione
è meglio avere comunque delle persone che magari non fanno, chissà quante famiglie fanno, si sfasciano, si rifanno, si mettono con uomini, con donne, e tanto è tutto un business. Poi il bambino magari lo compri, perché se uno lo fa naturalmente non ci guadagna niente. E quindi è legato anche, questo movimento è legato anche al movimento abortista, al movimento comunque anche dei matrimoni con l'utero in affitto, dei matrimoni omosessuali, perché sfruttando la sofferenza non curata, nel senso proprio di prendersi cura, non come malattia, no, della propria personalità, sono riusciti ad avere un buon target di persone intorno. Perché parliamoci chiaro, è molto più facile andare in palestra, farsi muscoli, girare in mezzo mondo, cambiare uomini tutti i giorni, cambiare donna tutti i giorni e fare una vita, diciamo, âgée, che solo pochi si possono permettere, perché poi per il resto è una sofferenza, è un'illusione, no? Cioè vogliono questo peace and love che ha avuto il suo, diciamo, inizio nel 68 da questi figli dei fiori, ma questi figli dei fiori ce li siamo trovati adesso nonni. Scusatemi il termine, ma a me piace parlare proprio così, perché sono per la gente, quindi per il popolo. Ce li troviamo adesso un mondo rimbambito, per non dire parolacce, dove i nonni già sono così. Figuriamoci i figli. Oggi l'apice l'ha avuto nella nostra società, dove vediamo appunto che maschio e femmina non esistono più, nel senso che se non siamo cristiani, no, o comunque da questa parte di valori, non troviamo ragazzi e ragazze che sanno che cos'è la vera mascolinità e la femminilità. Certo, ma tu prima hai detto matrimonio omosessuale, che in realtà non è un matrimonio, ma è un'unione civile, diciamo. E dicendo tutto questo bel discorso che hai fatto finora, mi è venuto in mente, ieri era la festa della donna e personalmente non l'ho mai festeggiata in vita mia perché mi è sempre sembrata non una festa, ma una ricorrenza triste. Però proprio ieri mi ha colpito una cosa. Mio marito mi ha mandato un messaggio talmente bello che voglio citarlo. E nel contempo questo messaggio mi ha fatto molto riflettere. Infatti lui mi ha scritto: auguri, non per orgoglio di essere donna, ma per la grazia di poter essere madre. Ecco, a me queste semplici parole mi hanno veramente colpita profondamente, perché mi sono improvvisamente resa conto che la nostra società è entrata in un cortocircuito. Da un lato vogliono togliere l'identità di genere proponendo il sesso fluido e chi più ne ha più ne metta. Dall'altra esasperano l'identità di genere femminile schiavizzandole e togliendo l'essenza stessa dell'essere donna, la maternità. Cosa pensi di tutto questo, Luca? Guarda, allora noi abbiamo fatto, parlo di noi perché io e mia moglie ovviamente, perché lei mi ha sposato e con me non ha sposato solo me, ma ha sposato proprio una causa, nel senso che proprio si è sentita a un certo punto partecipe, perché ha partecipato proprio anche lei a questi corsi, che non sono nient'altro, non sono corsi come dicono la propaganda, no, dei media che vogliono mettermi in cattiva luce. Che dicono appunto che curiamo gli omosessuali. No, ci prendiamo cura della parte maschile e della parte femminile che sono già dentro di noi in modo naturale. Abbiamo degli esempi straordinari come Maria e come San Giuseppe, che sono per noi il fulcro della società, i padri, no? I nostri padri della Chiesa, i santi, la Madonna stessa e le sante. E quindi abbiamo un'immagine, come vediamo, della donna che si sta perdendo. La donna che appunto viene tutte le volte si parla della donna e dei diritti della donna, però la donna viene reclusa a che cosa? A uno strumento che può far dare piacere, che può muovere il sedere in televisione, che può diventare ricca. L'abbiamo visto al Festival di Sanremo, dove diciamo la star in questo momento della inclusione e del mondo, diciamo, che deve rappresentare la femminilità sarebbe la moglie di Fedez.
E quindi noi vediamo che questo viene proposto dalla RAI, Radio Televisione Italiana, pagata con i nostri soldi, dove vediamo questa immagine deturpata di donna che commercia persino i figli, commercia persino tutti per fare che cosa? Per fare cassetto, cioè per fare soldi. Come vedi, è sempre la stessa cosa. Questa non è la visione nostra che abbiamo della visione della donna. Per carità, uno del suo corpo e del suo lavoro, parlo della moglie di Fedez, fa quello che vuole, però è un esempio che viene portato in televisione davanti a tantissimi italiani, davanti a tantissime persone, addirittura in mondovisione. E se guardiamo comunque quello che oggi sono i valori della società, sono quelli che continuano a propinare. Però il sistema, diciamo, paese, per fortuna, ha votato, no? In questa campagna elettorale da un'altra parte, e il mondo sta andando anche da un'altra parte. Parlo del mondo occidentale, no? Nostro, dove il fondatore è stato dell'Europa, appunto, San Benedetto, dove appunto un altro padre, no? Ha dato tantissimo, dove abbiamo un esempio, no? Meraviglioso di lavoro sociale, di dottrina della Chiesa sociale. Di questo sviluppo economico che ha dato fino a qualche anno fa, no, i suoi frutti, e lo vediamo ancora oggi, perché non è solo un ideale, ma quello che ha reso grande l'Italia nel passato, perché ormai siamo un ricordo, speriamo di tornare, ma insomma la vedo dura, e quindi è diventato, diciamo, qualcosa che loro continuano a propinare come vecchio, come usando tutti i mezzi possibili. Quindi la propaganda è l'uso, diciamo, che loro fanno sui giovani. Loro vogliono prendere i giovani perché sanno che noi ormai abbiamo questa idea, no? Però dice tanto sono vecchi, creperanno, comunque non danno fastidio, li etichetteranno come quelli lì che vanno a Međugorje, quelli lì che, no? Ma la realtà invece è molto più profonda, perché come ho detto prima, il paese ha voglia di valori, ha voglia di ripresa, ha voglia di tornare a quella bella Italia per i nostri figli che abbiamo vissuto, perché abbiamo vissuto un'epoca d'oro dove eravamo la quarta potenza del Anche mondo. E se questo permettimi, sì. Luca, tutto vero quello che stai dicendo, anche se purtroppo questo mio pensiero, quindi la politica da qualunque angolazione la vedi, purtroppo finora la politica che io conosco ha sempre qualcosa che manca, perché comunque sovvenzionare a spada tratta una guerra che comunque assolutamente io non condivido in nessuna maniera. È vero che per queste tematiche ideologiche, assolutamente questo governo si avvicina a quello che è il nostro, ma proprio come cultura e come popolo italiano, che ci vogliono far pensare che siamo così moderni, non lo siamo tutti quanti, a prescindere dalla fede. Ma detto questo, secondo me un vero partito che possa salvare l'Italia al momento non esiste, anche se siamo leggermente migliorati, perché comunque io dico sempre, non si può appoggiare una guerra che è così chiaramente iniqua. Scusa se ti ho interrotto, ma non No, volevo no. dimenticare questo pezzo. Però tornando al discorso che stavi facendo appunto della nostra cultura, perché a me piace unire sempre il discorso di attualità, di vita come il tuo, però in un contesto cattolico di fede. Mi piace sempre dare quel taglio, no? Agli argomenti che tratto. Allora, nella Bibbia è scritto maschio e femmina Dio li creò. E in tutta la Bibbia, da Adamo ed Eva alla Genesi, alla nascita di Gesù, si è sempre parlato di uomo, donna e procreazione, che ovviamente può avvenire in modo diverso se non tramite uomo e donna, anche se adesso hanno inventato l'uomo scritto, ma comunque è tutto un abominio agli occhi di Dio. Poniamoci però delle domande. Visto che il tentatore scimmiotta Dio, perché vorrebbe mettersi al suo posto, ma questo da sempre, lo copia, ma lo copia al contrario, per distruggere tutto ciò che Dio ha predisposto. Quindi tenta di togliere il genere maschio e femmina, cerca di distruggere la famiglia e la procreazione, vediamo il divorzio, l'aborto, anzi adesso stanno anche spingendo per l'eutanasia, quindi fine vita. Che però tutta questa, chiamiamola modernità, non ha portato altro come conseguenze che distruzione, morte
disordine e solitudine. Ora, Luca, tornando anche al discorso che dicevi Chiara Ferragni e quant'altro, no? Questi modelli, chiamiamoli così, anche loro al contrario, quello che a me stupisce non è il modello al contrario o il Sanremo o il cantante di turno, che insomma cercano anche loro di fare soldi, no? Come dicevi anche tu, la propaganda dell'LGBT è sempre per una questione economica. A me quello che stupisce è perché l'umanità, in realtà, chi ascolta, chi guarda, si fa abbagliare e non riflette invece sulle evidenze. Perché, secondo te, Luca? Beh, perché questi poteri forti sono veramente forti, cioè sono disposti a tutto pur di arrivare. L'abbiamo visto con la pandemia, l'abbiamo visto... Io erano anni che comunque insieme a tanti, non voglio essere presuntuoso, però insieme a tantissimi altri personaggi politici, intellettuali, avevamo denunciato anche con te, ti ricordi, no? Abbiamo fatto una battaglia feroce sul... Infatti è nella domanda dopo che dico come dovevamo essere anche difesi dalla Digos e dai carabinieri, ma poi te lo dico dopo nella domanda. Prosegui pure, sì, questa battaglia l'abbiamo fatta molto molto forte. L'abbiamo fatta, ma penso che anche le persone, perché io credo comunque che le persone di volontà ci sono anche ai posti di comando, E quindi mi riferisco proprio a loro, perché io sono una persona molto obiettiva, ma anche vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, nel senso che sono positivo sul futuro, perché il futuro non è in mano, grazie a Dio, a questi quattro imbecilli, perché la dico grossa, ma perché proprio stanno rovinando veramente il mondo, e lo vediamo, perché sono disposti pure a far guerra pur di alzare il prezzo del petrolio, oppure per fare i loro schiaffari. E quindi parliamoci chiaro, noi dobbiamo confidare veramente solo nel Signore. È vero che c'è una situazione politica, insomma, decrepita, e comunque quello che è, lo sappiamo. Però è anche vero che dentro questo, diciamo, dentro questo magma, chiamiamolo così, ci sono anche tante persone di gruppi di preghiera, di Međugorje, di cattolici, e anche persone di buona volontà che comunque stanno lavorando per riuscire a tornare, no, con questa bellezza che tanto noi speriamo. Però, caro Luca, io sarò estremista. Sarò più estremista di te. Ma il demonio ci insegna che basta poco per deviare. È vero, io ci credo che ci sono persone di buona volontà prima di arrivare al potere. Poi puntualmente arrivano al potere, prima promettono, ce lo dimostrano chiaramente anche l'attuale governo, poi arrivano al potere e dimenticano tutto quello che volevano fare. Ora sicuramente ci sono dei poteri sovranazionali più forti che non permettono. Ma io dico che chi veramente vuole lavorare per il cambiamento e soprattutto vuole lavorare per il cambiamento in nome della legge divina, no? Legata a quella naturale, deve, come diceva Padre Livio una volta, recidere, tagliare. Non si può fare un qualcosa che comunque non è totalmente chiaro e netto, perché tanto si rimane complice, si rimane invischiati in questa melma che poi è la melma di sempre. Magari cambia un po' forma, ma è sempre la solita melma che non porterà mai al vero cambiamento. Il vero cambiamento, dal mio punto di vista, ovviamente avverrà solo per grazia di Dio, e ovviamente più ci saranno preghiere e digiuni, come ci insegna la Madonna Međugorje, e più questo si concretizzerà nella realtà. Ma finché si cerca di mediare, purtroppo in Italia la parola d'ordine per tutti è la mediazione. Ecco, dal mio punto di vista non c'è niente da mediare, perché nei decenni abbiamo visto come la mediazione ha portato sempre peggio, e anche attualmente la mediazione, in questo caso portata nel confermare la guerra, appoggiando, io non condivido perché è molto pericoloso e comunque sempre di guerra si tratta. Diverso sarebbe se invece si volesse parlare di troviamo un accordo, una soluzione, va bene, ma non si può dire che si vuole raggiungere la pace, ad esempio, portando armi. Quindi finché non si diventa chiari, netti, è totalmente opposti a quello che è l'errore,
dal mio punto di vista non c'è nessun cambiamento, è solo cambiato il modo, ma non c'è il cambiamento reale. Sì, questo è vero, perché comunque allora non è Dio che punisce, ma siamo noi che ci siamo messi in questa situazione. E soprattutto, sai che cosa il sistema è riuscito a far penetrare nelle persone? Perché tu mi hai fatto questa domanda, no? Perché non capiscono, no? Perché sono riusciti a far passare l'idea che Dio è Dio. Ti ricordi quando rimproveravano quella cosa Dio patria di merda, che schifo, no? Sì. Sono riusciti a far passare il messaggio in maniera proprio sistematica, televisiva parlo, no? Seriale, che Dio ti toglie qualcosa, cioè non è che ti dà, per esempio, la redenzione, il sacrificio, no? Loro lo vedono come una roba vecchia, una roba che fai fatica, che devi togliere qualcosa, invece non è così. È questo che noi dobbiamo spiegare, cioè noi cristiani dobbiamo spiegare che essere donne ed essere bello è un qualcosa di meraviglioso, perché Dio ci ha creato così. Quindi tu non sarai mai felice se non raggiungi quella meta che è la tua mascolinità e la femminilità. E dobbiamo cercare di spingerci oltre per arrivare ad avere delle cose meravigliose nella vita. Perché è così. Infatti, quando poi tu parli di sesso, di queste cose, ti mettono pressione, no? Il mondo di oggi. Però poi, se guardiamo ai risultati di una partita di calcio, di un qualsiasi cosa, dello studio, del lavoro, ci devi mettere il sacrificio, che vuol dire prendo quella cosa lì, mi faccio in quattro per arrivare dove devo arrivare. E perché nella vita non devi avere lo stesso percorso, no? Lo stesso sintomo di dire io voglio avere questa vita felice. Io cosa ho fatto? Ho preso la mia situazione e ho detto io non ho realizzato la mia mascolinità. Me l'hanno fatto capire tantissime persone molto più intelligenti di me e io mi sentivo incompleto. E l'unica cosa che poteva completarmi era la meraviglia di una donna che poi ho trovato, perché la donna è diversa, è differente proprio biologicamente, chimicamente, mentalmente. E grazie a lei ho trovato me stesso. E grazie a questo la bellezza poi di diventare per lei madre, perché è diventata mamma, perché abbiamo avuto una bambina, e io padre. Cioè noi questa cosa, noi nel senso società, nel senso anche le persone che comandano al potere, non trasmettono più, se ci fai caso, questa bellezza di dire ai giovani guardate che è bellissimo fare figli. Io per esempio, avendo lavorato tardi su questa cosa, perché mi hanno ingannato, ho perso gli anni migliori della mia vita, perché se io facevo i figli a 20 anni o a 30 anni come una volta, parliamoci chiaro, io potevo per esempio questo carnevale giocare con la mia bambina, invece mi trovo a 50 anni che sono veramente affaticato e tante cose non le posso più fare. Poi ho avuto solo una figlia, non ne ho potuto avere altri perché abbiamo provato, ma l'età è quella che è e quindi non puoi arrivare poi a 70 anni con dei figli piccoli. Ma questo per... proprio tu che hai vissuto in questo mondo e stai parlando dell'illusione che ti danno di vivere meglio, in realtà la bellezza della vita è quella che abbiamo conosciuto nei secoli precedenti, in questa presunta modernità non si trova il bello ma si perde la bellezza della vita. Puoi anche raccontarci come in realtà nel mondo LGBTQ, che te lo raccontano così allegro, gioioso, felice, colorato, appunto, in realtà ci puoi raccontare della profonda tristezza e del profondo disagio, perché tu ci hai appena spiegato che hai ritrovato te stesso quando ti sei completato con una donna. Ecco, ci puoi raccontare quello che vogliono far credere e che colpiscono, perché come hai detto tu prima, i media sono potenti, sono forti e loro sono anche violenti nel voler trasmettere un messaggio che è una menzogna. Come invece tu che hai vissuto quella realtà, se ce la puoi descrivere nel suo errore e anche per certi versi orrore.
Cioè, non ho capito, vuoi che spiego la mia vita passata o No, quella nuova? no, 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 quello che tu hai potuto sperimentare in quel mondo LGBTQ, che in realtà non è tutta questa gioia, questa bellezza, lustrini, colori, ma c'è sofferenza, quella sofferenza che non viene raccontata. Esatto, cioè non c'è libertà, perché se allora nessuno vuole, siamo cristiani e quindi abbiamo il libero arbitrio, cioè Dio ci fa liberi, ci rende liberi, non schiavi. Quindi uno decide se vuole stare con Dio, se vuole essere cristiano, se vuole seguire quella linea. Quindi io devo rispettare le persone che scelgono di fare una vita gay o omosessuale, però la persona è persona. E quindi quando tu ti trovi in queste organizzazioni, nei locali, dove comunque tu ti raccontano che puoi avere una famiglia, che puoi stare insieme, ti rendi conto che invece non è così, perché la realtà, io ho capito questo, che ci sono alcune persone che appunto, penso che sia per me è la maggior parte, nel senso che la tua verità, come ho detto prima, è scritta nel tuo DNA, cioè tu sei maschio e quindi se sei maschio, se come un albero, no, di pere, farai le pere, non puoi fare le mele. Invece ti vogliono vendere questo sogno che se tu ti prendi ormoni, ti blocchi la pubertà, cominci a mozzarti e quindi a castrarti, a toglierti i seni, a tagliare di qua, a tagliare di là, mutilandoti, tu sei felice in sostanza, no? E quindi questa è una bugia enorme. Come fai a essere felice se tu sei nata donna e sarai sempre donna, anche se sembri un maschio? Perché sembri, ma tu biologicamente non lo sarai mai. E quello è il problema, non lo sarai mai. E il demonio cosa ti dice? Cioè la società di oggi che non crede, ma crede in quell'altro. Ti dice no, tu puoi come tipo buttarti dalla finestra e essere Superman, ma non si può perché c'è un limite. Dio ci ha dato un creato, no? Si parla di ecologia. Allora, e l'ecologia dell'uomo dov'è? Cioè ci ha dato dei limiti. Noi dobbiamo stare in quei limiti che sono prescritti nella natura e anche nell'ordine naturale delle cose. Non si può sognare. Magari in cielo potremmo fare tutto quello che vogliamo, ma qui ci sono dei limiti. Per quello Dio ha dato delle informazioni precise che non si può vallicare certe soglie, perché tu poi non sarai felice. Non è che ti toglie qualcosa, ti vuole dire guarda che lì di là dove vai non è una strada, è un po' come partire in una corsa con un piede mozzo, perché tu comunque l'amore. Io l'ho sperimentato, no? Quando tu mi chiedi cosa c'è in quell'ambiente. In quell'ambiente ci sono persone che provano dei sentimenti, che vogliono veramente magari avere una relazione e poi non ci riescono. Perché? Perché l'uomo è uomo. Due persone uguali si abituano caratterialmente, poi dopo si smontano perché non c'è la complementarietà. Quindi se non c'è questa complementarietà, automaticamente tu dopo un po' ti stufi e cambi partner. È un meccanismo diabolico perché tu continui a cercare come, no? Il cane che si morde la coda, continui sempre a cercare dentro di te, dentro un altro uomo, il padre che non hai avuto, il fratello che non hai avuto, l'amico che non hai avuto, le sfide della vita che non sei riuscito comunque a fare, parlo anche di maschile, ma se lo dobbiamo volgere al femminile per le donne, alla meraviglia invece che io devo dimostrare e che la società non ti fa. Noi in Italia o nel mondo abbiamo perso questo valore. Cosa gli diciamo ai nostri ragazzi? Gli diciamo fai quello che vuoi, vai a letto con chi ti pare, ma tanto è amore, no? Love is love è lo slogan. E come dici tu questa mediazione? Ma perché dobbiamo essere così mediocri? Perché dobbiamo dire che andrà tutto bene, basta non rompere le balle? Cioè non è così. Non è così. E lo dice una persona che tu sai che è stata esiliata dall'Italia e si è dovuta trasferire a Medjugorje, perché se io vengo a fare un corso qui in Italia, arriva la Digos, arriva la polizia, arrivano le Infatti. camionate dell'Arcigay. Ma infatti, a proposito di questo, per molti anni insieme a tua moglie in Italia avete fatto seminari e corsi per aiutare i ragazzi che entravano in crisi per la propria identità sessuale.
ma avete dovuto smettere perché siete stati duramente attaccati. Ricordavi prima tu, lo ricordo anch'io, come ad esempio i convegni che abbiamo fatto insieme, dove la nostra incolumità fisica era sempre garantita dalla presenza della Digos, come detto tu, prima dalle forze dell'ordine. Da una parte quindi il mondo LGBTQ denuncia di subire bullismo, che in Italia non esiste, lo dimostra quanto le persone omosessuali ricoprano ruoli importanti a 360 gradi, vedi la politica, la TV, lo spettacolo, la moda e tanto altro. Dall'altro sono i primi ad aggredire in maniera, oserei dire, feroce chi non si allinea al loro pensiero. Quindi proprio da questo punto, caro Luca, raccontaci la vostra esperienza, tua e di tua moglie, che vi ha portati a scegliere di andare a vivere a Medjugorje e proseguire lì quello che avete iniziato in Italia. Allora, noi abbiamo per anni, per questi insomma 10 anni, abbiamo lavorato, avevamo cercato una sede e c'era venuta, io avendo lavorato nel turismo, questa proposta di gestire una casa di spiritualità. E da allora abbiamo gestito questa casa di spiritualità ad Angolo Terme a Brescia, dove facevamo i nostri corsi. Però, come ti ho detto, appunto, ci sono sempre stati problemi, perché a parte che siamo dovuti finire in montagna, in un paesino, no? Per essere più tranquilli. Ma non bastava, perché poi arrivava sempre il tale giornalista di una certa connotazione ideologica, oppure arrivava il gruppo dell'arcigay a rompere le scatole, i militanti vari, e quindi le persone che comunque hanno diritto alla loro privacy venivano sbattute tra le iene, tra i vari servizi, e quindi sai, non è che stanno a guardare molto. Io non ce l'ho con i giornalisti, però dove c'è insomma qualcosa da spennare lo spennano, no? Quindi se ti raccontano una versione pensano veramente che sei quella. Poi io c'è da dire anche una cosa: a me mi ha invitato la RAI, mi ha invitato Costanzo. Non ho voluto andare perché devo anche rispettare mia moglie, cioè mia moglie non voleva che diventavo una persona, diciamo, poi lo sono diventato allo stesso, perché con quello che è successo con Povia, con la canzone di Povia, con il clamore che c'è stato, tutto quanto, questo gender, tutto quanto, alla fine sono diventato allo stesso, diciamo, tra virgolette, un personaggio, ma io non sono un sono una persona. E quindi non ho voluto accettare questa situazione, però l'ho dovuto fare anche per difendermi, perché quando andavo tipo nelle televisioni, tu non sei nessuno, perché non sei né una persona che viene comunque lanciata, diciamo così, un personaggio, e poi ti pagano, no, per dire determinate cose. Io no, sono una persona normale, però quando andavo mi microfonavano, e quindi dovevi stare anche seduto sul posto, e ti davano loro la possibilità di fare delle domande che tu non potevi assolutamente dire altre cose. Io cercavo in qualche modo di dire la verità, ho sempre detto la verità, però venivo tagliato, sminuzzato e fatto a fettine. E quindi passava sempre il discorso gender, il discorso che volevano loro, e non si capiva bene quello che facevano. Però qualcosa insomma è passato negli anni di quello che io ho voluto fare. Fino a che poi si è esaurito, con la pandemia proprio basta, si è esaurita la cosa, perché poi oggi non se ne parla più, no? Sembra anche quasi che la Chiesa, tra virgolette, no, sia gay friendly, ma non è così, perché la realtà non è questa. Allora, grazie a Dio, abbiamo trovato una casa di spiritualità a Medjugorje, dove ci siamo trasferiti con la mia famiglia. Ho dovuto appunto portare la bambina anche a scuola lì, e quindi siamo adesso, in questo momento sono in Italia per fare delle visite, perché c'è il papà di Terry che non sta bene, però viviamo là, siamo là, abbiamo una piccola guest house a 3 stelle, dove però è un bellissimo centro di spiritualità e formazione, dove vogliamo aiutare i giovani a fare i programmi che abbiamo già dei seminari in calendario, e appunto è una scuola, diciamo, che di evangelizzazione, che aiuta l'uomo, la donna e la vita, e quindi vuole praticamente cercare di insegnare quello che i nostri nonni, quello che il nostro credo, il sistema valoriale, no? Di essere uomo ed essere donna, di guarire dalle nostre ferite della vita,
tramite il perdono, fare dei percorsi che troverete sul nostro sito. E pregando ci è venuta questa intuizione di appunto chiamare la casa Sacra Famiglia di Nazareth. A Medjugorje ci sarà questa casa, appunto, che verrà inaugurata a marzo, il giorno di San Giuseppe, dove appunto ci sarà il sito, poi insomma chi mi segue lo vedrà, casa Sacra Famiglia di Nazareth a Medjugorje, e abbiamo tutta questa una serie di vari appuntamenti, anche dove io posso fare la testimonianza. Tu sai che a Medjugorje, no? Appunto, tanti mi cercano, mi trovano, faccio sempre testimonianze, sono richiesto, e quindi abbiamo fatto la scelta giusta. Io penso anche che, ti dico la verità, che presto arriveranno anche i segreti, quindi da lì, da Medjugorje, arriverà il nostro futuro. E quindi stiamo lavorando, ci stiamo preparando anche con la preghiera, perché siamo sicuri che l'uomo ha fallito, ma la Madonna ha promesso che il suo cuore trionferà. Assolutamente sì, quindi vi troverete nel posto giusto al momento giusto, quando inizieranno i segreti, come hai detto tu, che sembrerebbe che i tempi sono maturi, però poi è Dio che conosce il vero tempo, anche se in realtà sarà certamente storia dei nostri giorni, perché la veggente Miriana dovrebbe essere viva, perché dovrebbe essere lei a dover dare i segreti, e quindi insomma presumo che, tra l'altro, io una volta tantissimi anni fa veniva sempre la veggente Visca in un paesino della nostra zona che si chiama Selvaggio il 15 agosto, e c'era un grandissimo esorcista, Don Saroglia, che adesso è nato al cielo. E io avevo preso proprio l'abitudine, non andavo mai in vacanza la settimana del 15 di agosto, perché c'era per me questo appuntamento importantissimo, ed ero anche diventata amica con Don Saroglia. E ricordo che un giorno lui mi ha confessata, quindi nulla faceva presagire quello che poi è avvenuto. A fine confessione si è fermato, mi ha guardato e mi ha detto: io non ci sarò più perché sarò morto. Infatti lui è già nato al cielo, ma tu vivrai l'Apocalisse. L'Apocalisse poi che cos'è? Il cambiamento della storia che conosciamo, e come dice la veggente Miriana, ci sarà un tempo del prima e un tempo del dopo. Questi due tempi saranno attraversati dal ponte dei 10 segreti, e questo ponte ce lo saranno attraversare solo i sacerdoti. Quindi, dice Miriana, preghiamo affinché i sacerdoti vengano illuminati dallo Spirito Santo e che ci possano accompagnare ad attraversare questo ponte. Quindi dobbiamo vedere veramente come il tempo del prima, dove poi il demonio e il male viene sconfitto e il cuore immacolato di Maria trionferà, dove vivremo questi veramente questa pace, questa bellezza, per cui la Madonna ci sta formando da decenni a Medjugorje. Quindi veramente mettiamoci tutti alla scuola di Maria. E come dicevi tu, non dobbiamo essere tristi o preoccupati, vero? La tribolazione dovremmo attraversarla, ma dobbiamo guardare quello che sarà, e quindi sarà la bellezza del bene che trionferà sul male. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo aggiungere appunto che questa bellezza va ricercata, va custodita, ed è un vivere anche meraviglioso. Poi adesso, poi vivendo a Medjugorje, mi rendo conto proprio quanto è scandita la giornata con la preghiera. Ti giuro che le giornate sembrano, ti ritorna il tempo. Quando torno in Italia mi rendo conto che tutti ci affanniamo, siamo lì che cerchiamo, che sembra che il tempo non basta mai, no? Perché siamo proprio tornati dalle cose. Però poi alla fine cosa cambia? Che non c'è Dio in mezzo. Quando c'è Dio in mezzo le cose ci si realizza, ci si aiuta, c'è molta più solidarietà, ci sarebbero molti meno problemi in giro di quello che vediamo. Per quello ti dicevo che il futuro si vedrà da Medjugorje. Ma non infatti è andato, l'esperienza del pellegrino è proprio questa a Medjugorje. Anche se si arriva lì con tanti problemi, la testa piena di cose da risolvere, in quei giorni, che poi sono solo 3 giorni, sembra una vita di pace e di bellezza. Ed è proprio quello l'esperienza che ogni pellegrino fa, perché una volta che conosci Medjugorje hai bisogno di tornare proprio per ricaricarti. Non che lì ci sia un Dio diverso da quello che Madre Chiesa ha in ogni parte del mondo, perché il Dio è sempre lui, però lì veramente c'è una fonte viva, una grazia che ti fa la mia espressione è
mi senta alle porte del paradiso. È come un preambolo di quella che è veramente la bellezza della vita eterna, di quello che ci aspetta. Ma perché lì appare la Madonna. E quindi c'è tantissima gente da tutto il mondo che giorno e notte prega. Međugorje, chi non è stato, deve assolutamente andarci, perché non può essere cristiano una persona che al di là delle apparizioni non va in un posto dove si adora, dove si prega, dove ci sono luoghi silenziosi meravigliosi, dove puoi proprio sperimentare quello che è lo Spirito Santo, e lì si sente, come hai detto tu, è una cosa vera. Cioè non c'è bisogno di ascoltare l'amico, la vicina, o proprio bisogna fare l'esperienza di prendere e andare. Se voi andrete col cuore aperto a Međugorje, vedrete come quante cose si realizzeranno, quante guarigioni sono avvenute a Međugorje, quanti preti sono stati fondati, quanti gruppi di preghiera, quante cose, quanti personaggi anche che hanno consacrato la loro vita nelle mani della Madonna. E quindi io per questo ti dico, sono positivo nella vita, perché voglio veramente godermi appieno ed essere pronto, perché il Signore ci dice siate sempre pronti, e Međugorje mi aiuta proprio a questo, a essere pronto per poi, come dici tu, tornare anche in Italia, perché come vedi sono italiano, quindi io torno per fare visite, per vedere i parenti, per comprare, sono meglio, no? Mi trovo meglio nel mio paese, e vorrei che il mio paese tornasse ad essere il fulcro di questo, no? Ma sarà così. E quindi io voglio portare proprio un briciolo di cielo, ti ringrazio anche per questa opportunità. Ma infatti guarda Luca, noi, a parte che sono io e noi tutti che ti ascoltiamo che ringraziamo te, ma infatti la Madonna, in virtù di quello che hai appena detto, ci dice: quando tornate da Međugorje non parlate di Međugorje, ma mettete in pratica quello che avete vissuto, perché gli altri vedranno attraverso di voi quello che avete vissuto. Proprio quella è un'esperienza che si fa lì e che si può portare qua, e dovremmo far diventare una grande Međugorje tutto il mondo. E a proposito di pellegrinaggio, prendo lo spunto, Luca, perché noi saremo su dal 17 al 21 marzo per l'apparizione del 18 con la gente miriana, quindi saremo il 19, adesso ho sentito che dicevi tu, all'apertura della tua casa, hai detto che il 19 sarete là, dimmi esattamente le parole che hai detto là. Sì, allora lì ci saremo noi, nel senso che c'è un gruppo, quindi la casa è già piena. Però ci sarà solo Terry, perché io non ci sono, appunto perché come sai, per quello sì, bevo anche tanto, ho problemi ai reni e quindi devo finire questa cura, e quindi ci sarò dal primo di, dal 2 di, dal 3 di aprile, ecco. Però appunto si apre questa casa, ci sono i corsi e poi verrà dato il nostro sito internet, che è casasacrafamigliadinazaret.com, e lì ci saranno tutti i programmi, o anche sul nostro sito, che è lucaditolve.com. Bene, allora io che sarò lì con il gruppo passeremo dalla tua casa, saluteremo Terry, e invito, ne approfitto per invitare chi sente la chiamata, se vuole venire con noi ci può contattare, mi può contattare tramite il profilo Facebook, e si potranno aggregare a noi e venire insomma a Međugorje, che poi tra l'altro io sono una di quelle capogruppe che quando veniamo a Međugorje e tu sei lì ti chiamo sempre per la testimonianza. Esatto, perché quella di oggi non è stata la vera testimonianza, che poi è ancora diversa quando poi tu ci racconti proprio tutta la tua storia. Ma tanto tu sei ormai diversa. Tu sei conosciuta, Angela, nelle trasmissioni, quindi penso che chi ti segue le mie testimonianze le hanno già sentite, quindi come abbiamo detto, chi vuole può comunque trovarne tantissime in internet, perché sono ormai più di 10 anni, no, che testimonio. Poi c'è il tuo profilo Facebook, quindi Luca Di Torre, ti possono seguire anche lì, va bene caro? Sì. Allora, cari amici, direi che abbiamo terminato questa diretta, vi ringrazio di aver partecipato con noi, vi chiedo di nuovo di attivare le notifiche, di condividerla, così le parole di Luca potranno essere ascoltate da tante altre persone, e propongo a te Luca, e lo vorremmo fare insieme a voi che ci ascoltate, di concludere questa diretta con una preghiera a Maria, un Ave Maria, va bene? Certo. Tu dici la prima parte, io dico la seconda. Vai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, leggo qua l'amica Maria Pia Pozza che dice: vorrei non terminare. Cara Maria, rimaniamo unite in preghiera, e non solo non termina, ma
proseguiremo insieme, uniti nella preghiera e nel cammino, questo percorso che ci porterà al cielo uniti, va bene? L'importante è riconoscere il male ed evitarlo, scegliere sempre Dio, Gesù e Maria, e questa bellezza che tu hai vissuto in questa trasmissione la trovi veramente nel cuore che pulsa di Gesù e di Maria, che sono loro la vera bellezza, la vera gioia, la vera pace. Vuoi aggiungere qualcosa, Luca? Così poi salutiamo. Un saluto a tutti e vi aspetto a Medjugorje. Ciao a tutti, ciao. E grazie. Ciao, grazie. Luca, grazie. Ciao. Ciao.